Buongiorno, chi c'è qui con me? Ah, non lo so io. Il nostro simpaticissimo Doro l'esploratore. Doro. No, c'è Luca. E rieccoci. Ah, per fortuna che sono. Dove dovevo andare? Dimmi. Sei tanto. Sempre con me tu. Sono sempre con te. Sì. Comunque, oggi vlog a sorpresa. Nessuno si aspettava che noi facessimo un viaggio. Perché ne abbiamo fatti. Chi è che non ce l'ha? Ne abbiamo fatti pochi quest'anno, quindi nessuno se lo aspettava. E siamo in un posto molto speciale che però non vi abbiamo ancora svelato. Di solito ve lo diciamo tipo con mesi di anticipo. Questa volta vi faccio vedere uno scorcio. Vediamo, non andate a sbirciare nei commenti. Vediamo chi indovinerà. Eccoci qua, stiamo facendo una passeggiata. Ci segue su Instagram, abbiamo già dato qualche indizio. Siamo partiti stamattina di buon'ora, quindi alle 10, alle 10 del mattino. E indizi, cos'è che abbiamo detto? Allora, non prendiamo l'aereo. Non prendiamo l'aereo. No. E il piatto nazionale è il couscous. Dai, non è vero. E il corallo è l'elemento principale della spiaggia. Dai, comunque, allora, non abbiamo preso aereo, però prenderemo un traghettino piccolo e andremo su un'isola su cui non siamo ancora stati. Però il posto, insomma, il paese l'abbiamo già visto, quindi scriveteci un po' qua sotto dove pensate che siamo. Poi vi sveliamo a fine video, non vi spoilerate coi commenti. Chiaramente Nord Africa, poi avete Algeria, Tunisia. Abbiamo trovato delle more ciccionissime. Luca sta facendo merenda e lì c'è il lago. Buon appetito. Esatto, buon appetito. Vieni. Buon. E blackberry. Buono, sì. Noi finiamo sempre nei boschi. Ditemi come si fa a non amare le passeggiate nei boschi. Tra l'altro, scarpe nuove. Alla fine ho preso un paio di scarpe Quechua. Sapete che ero alla ricerca di scarpe. A vedere il link. Il link non è affiliato. Mettete il codice sconto ELIUK90. Esatto. E avrete, non so, una pagina bianca di Windows scritto error. Comunque, guardate, ci stiamo infilando per questo sentiero. Non c'è anima viva, ci sono un sacco di more e c'è un silenzio proprio assoluto. Non ne posso più, no. Fin sopra che basta more. Ne ho mangiate talmente tante buone che basta. Sono andati in iperglicemia, capito? Ti piacciono a te i frutti di bosco, eh? Ah, appunto, il posto in cui siamo noi, che non ve lo posso dire. Però dovete venirci, mi raccomando, Indirizzo. Dovete venire a fine giugno per le fragole e metà settembre per le more. The best. Altro indizio per voi, ascoltate l'accento. Guardate un po' dove siamo, questo è l'hotel di stasera, anzi più che un hotel è una specie di, si chiama accommodation, non è né un bed and breakfast né un hotel. Guardate là in fondo, si vede l'estuario di un fiume e quello è il mare praticamente. Si vedono le colonne d'Ercole sulle retenzioni. Dubito. E poi qua sotto ci sono queste casine bellissime. Siamo all'ultimo piano, si vede tutto il villaggio. Qui c'è il nostro bagnetto e qua c'è il signor Luca spaparanzato con la sua tazza di tè. Sono in vacanza, non posso. Esatto. Non abbiamo bollitore né niente stasera, però c'è una cucina proprio al piano è di sotto. Questo. È una specie di. È un ostello. Non è un ostello perché è la tua camera privata. È un ostello privato. Ok. Comunque, queste sono tutte le borse di cibo che ci siamo portati stasera mangiando dentro, anche perché, come vedete, il villaggio è tutto qua, non ci sono molti ristoranti. Buongiorno, noi continuiamo il vlog di ieri, perché ieri alla fine, come sempre, il primo giorno di vacanza, noi collassiamo sul letto, ci siamo fatti da mangiare un po' di cose nel microonde e poi ci siamo addormentati proprio subito. Comunque, adesso, oggi, sicuramente capirete dove siamo. In tantissimi mi avete risposto su Instagram, la risposta più quotata è l'isola di Man, perché ho detto che siamo su un'isola ed è evidentemente quella più conosciuta. No, non ho
ho detto che siamo su un'isola, in realtà ho detto che andremo su un'isola, ancora non ci siamo. Ma in due ce l'hanno preso comunque. Due hanno indovinato su qualche centinaio. Bravi, io quasi parcheggio. Qualche centinaio che ho risposto. Mai dai ragazzi, se non avete capito dove siamo. Sembra un Lake District ma senza nessuno. E poi? E quindi? E ora facciamo anche due chiacchiere. Comunque stavamo dicendo due chiacchiere che, ma guardate che paesaggio, mi metto così così vedete anche il paesaggio, che in Inghilterra hanno deciso di abolire il Green Pass alla fine, ne avevano parlato, avevano detto magari lo rendiamo obbligatorio per grandi eventi e nightclub e invece niente, hanno deciso che si sarebbe abolito, che da un lato insomma va bene, secondo me ha senso, il Green Pass alla fine è un modo per obbligare la gente a vaccinarsi, se sono già tutti vaccinati, cos'è che sono all'89%? L'81% dei giovani, l'89% su quelli over 16, quindi in pratica hanno già raggiunto il probabilmente massimo. Gli costa di più fare il Green Pass per tutti che tenere una situazione così. Esatto, e comunque niente, quindi i casi si stanno alzando di nuovo, ma l'ospedale alla fine resta sempre sotto controllo, quindi vedremo come andrà, vedremo alla fine chi ha ragione. In questa battaglia Green Pass sì, Green Pass no, noi siamo sempre stati contrari, l'abbiamo detto, per noi è proprio una cavolata. Siamo arrivati dopo una lunga camminata alla pietra commemorativa di Robert De Bruce, King of Scots. Chi ha visto Braveheart saprà di cosa sto parlando. È una commemorazione perché qui in questo lago, adesso vi faccio vedere il lago. Ecco il lago, bellissimo, con alcuni raggi di sole che filtrano. Qua, e la pioggerella invece che fa nebbia, qui sotto, proprio qua sotto, Robert De Bruce ha sconfitto gli inglesi. Stiamo unendo la passeggiata naturalistica, perché il paesaggio è stupendo, non piove neanche, non abbiamo neanche preso acqua per ora, stiamo unendo quello alla bellezza della la storia scozzese. Sì. E guarda, tipo la pietra, sì. Poi le chiamano hills, comunque... Tutte le colline intorno, sì, sì, sì. D'autunno che avanzano. Sì, sì. È vero, è quasi autunno. Bellissimo. Buongiornissimo ragazzi, oggi stiamo andando verso l'isola che vi avevamo promesso. Come al solito ieri non abbiamo finito, ma guardate, volevo farvi vedere questo. Guardate il panorama con tutti questi alberi coperti con le nuvolette che passano in mezzo. Oggi spiovigina un pochino, ma poi dovrebbe migliorare. Con le pecore. Questo è ancora il Galloway National Park. Anzi, il Galloway Forest Park. Infatti vedete la forest. Luca sta cercando di far ripartire il navigatore che ha perso il satellite. Io mi sto bagnando. Rientro in macchina e vi racconto un po' cos'è successo. Ieri sera alla fine abbiamo cenato con un altro dei nostri amatissimi meal pasti al microonde. In pratica abbiamo preso un po' di roba, volevamo farvela vedere, però alla fine c'era la cucina in comune e c'era già dentro un'altra due amici, non so se erano amici o se viaggiavano insieme per altri motivi. Comunque in pratica si erano, allora uno era spagnolo. Era spagnolo, proprio anziano. Proprio anziano era spagnolo e l'altro invece era di Edimburgo. E quindi ci siamo messi a chiacchierare con loro nella cucina comune. Che bello negli ostelli. Il bello è di fare conoscenza con altre persone. Cambi i punti di vista. Sì, tra l'altro lui, quello di Edimburgo, era stato un sacco di volte in Italia e ci raccontava tipo la sua impressione sull'Italia, no? Diceva che ogni paese che vai, ognuno è convinto di avere la sua pasta che fanno solo loro. Poi ti sposti in un altro paese, fanno la stessa pasta, magari con un po' più pomodoro, un po' meno pomodoro, o cambia il tipo di pasta. E per lui, insomma, tutte le paste italiane erano uguali, no? E noi dicevamo, ma no, ma anche il tipo di pasta cambia, non puoi usare certi tipi di pasta per certe ricette. È stato bello quando si è messo a fare la pasta invece per gli italiani. Esatto, quando gli è capitato di cucinare. Gli italiani sono tipo, hanno detto, ma hai bisogno di una mano? Ma no, ce la faccio, se vuoi ritornare a provare i piatti.
capito, ma forse non hai capito. No, no, gli italiani volevano farla loro, la pasta. Hai bisogno di un... era una minaccia. Because we like al dente. Gli italiani la pasta di... I know that you like al dente. Comunque no, è stato divertente. Quindi non vi abbiamo più fatto vedere cosa abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato specialità scozzesi da microonde. Quindi cos'era? Nip and Tatties. Quindi Luggies. Luggies con la patata dolce, la patata... E la Swede. La Swede è la patata normale, la forma di purè. Esatto. Buono Luggies. Poi abbiamo mangiato qualcosa che si chiama Stovies, che non so cosa sia, una specie di... Il nostro primo video della Scozia l'avevo mangiato, è tipo una specie zuppa di spezzatino. Sì, con non è spezzatino. Carne e... Comunque annunciamo finalmente la destinazione di oggi. Dove stiamo andando? Stiamo andando su un'isola, abbiamo detto, e quasi nessuno ha indovinato, solo due di voi hanno indovinato. Stiamo andando su un'isola che non abbiamo ancora visto, ovvero l'isola Arran, con due R, perché le isole Arran con una R sola sono in Irlanda e le abbiamo già fatte. Comunque adesso prenderemo il traghetto tra un paio d'ore e poi vedrete, non siamo mai stati su quest'isola, quindi non sappiamo cosa aspettarci. Ci faremo soltanto un paio di giorni, quindi è un'isola abbastanza piccola, sono tipo 30 km di lunghezza massima. Per cosa è famosa quest'isola? L'isola è famosa perché la definiscono una mini Scozia. Guardate che paesaggio stupendo! Comunque una mini Scozia che in una piccola isola rinchiude tutte le bellezze della Scozia, mare, montagne, foreste, cascate, tutto. Ragazzi, siamo ufficialmente in arrivo sull'isola di Arran. Eccola lì, ci stiamo avvicinando. Luca proprio la persona meno interessata a esplorare una nuova isola. No, mi sono interessato a leggere. Sì, cosa stai leggendo? Il segreto. Un libro sui complotti. Ma che complotti? Io sono già stata fuori tipo un milione di volte, ho fatto il giro di tutto il traghetto circa 10 volte e adesso sto aspettando di mettere piede sulla terraferma. I mezzi pubblici sono gli unici posti in cui ancora bisogna indossare le mascherine, perché per il resto negozi, ristoranti, alberghi, qualsiasi luogo chiuso non sono più obbligatorie, infatti non ne abbiamo viste. Praticamente il 95% della gente non la indossa più. Noi abbiamo già mangiato qualcosina mentre eravamo fermi ad aspettare l'imbarco. Adesso ripartiamo. Abbiamo una bella camminata in programma anche oggi. E questo è un déjà vu, ma siamo alla conquista di una nuova isola scozzese. Siamo pronti? Siamo pronti? Aspetta, siamo ancora in acqua. In acqua? Eccoci su Arran! Siamo arrivati! Chi è stato qui? Lo scriva nei commenti, fateci sapere come l'avete trovata. E benvenuti ad Arran. Non so se voi amate come me le nuvole basse sulle foreste di pini. Tra l'altro c'è il mare con le montagne di nuvole e pini dietro. È veramente particolare come paesaggio. Abbiamo appena fatto un girettino per i negozi qua. Questa è la cittadina principale, Brodick. E adesso andiamo, mi sa che ci infileremo dentro quel canyon, quella valle laggiù. Ho comprato anche degli adesivi per fare lo scrapbook in tema Scozia e li attaccherò quando stamperò tutte le foto. Però no, devo dire che per ora ci sta ispirando molto quest'isola. Abbiamo mangiato qualche altro panino, ci sono dei caffè, degli shop, dei posti comunque dove fermarsi se vogliamo rifocillarci dopo. E se no, adesso ha anche smesso di piovere, quindi andiamo a camminare. Guardate, questa è Nessie, non posso fare lo zoom, tesoro, è il massimo. Abbiamo trovato una piccola Nessie. È un collegamento con Loch Ness che è proprio sbuca da ste parti. E c'è anche, tra l'altro, il paesaggio qua dietro che è molto molto bello. Il paesino qua è davvero carino. Siamo a fare la camminata che vi avevamo detto, ovvero nel bosco, qua c'è il ruscello. Stupendo!
Non so se riuscite a vedere questo bosco quanto è buio. Bellissimo. Noi stiamo continuando il sentiero. Un altro consiglio che vi do è questo sito qua. Si chiama walkislands.co.uk e ci sono un sacco di camminate da fare con le mappe interattive, che vedete il puntino che si sposta, e quindi noi stiamo seguendo questo sentiero e questo ci sta guidando lungo tutta la camminata ed è gratis, vero? Siamo appena usciti dalla foresta e siamo sbucati in questa valle meravigliosa. Ma la foresta come delineata? Là c'è la foresta e non c'è anima viva. Questo è il Glen Rosa, adesso lo percorreremo. Abbiamo trovato il ponte, evviva! Luca si presta come sempre a fare da modello, vedete perché io non posso fare l'influencer? Perché nella nostra coppia i ruoli sono... Nella nostra coppia quello che ha firmato per Men's Health sono io. Esatto. Non tu. No, comunque paesaggio... Ho firmato come magazziniera da Men's Health. Sì. Paesaggio strepitoso, bellissimo. Soprattutto le nuvole là in fondo. Vorrei fare un bagno. Un bagno? No. No, in realtà no. Piscina perfetta. Piscina? No. La postazione cena di stasera è, guardate Luca, con fish and chips e Einbrew. E questa è la vista. Intanto che si è schiarito il cielo e si vedono tutte le montagne. Bellissimo. E là c'è la spiaggetta. Più scozzese di così, guardate, Einbrew, il fish, eccolo qua, aiuto, perdo la bibita. Le patatine sono qua e la vista, spettacolare. Guardate, volevo farvi vedere col tramonto e la foschia, che scena, che spettacolo. È veramente bellissimo adesso. C'è una luce strepitosa. Ma io ragazzi vi volevo far vedere dove siamo finiti a dormire stasera. Questa è la nostra stanza, è fatto in stile motel, ogni stanzetta c'ha la sua porta, proprio sono tutte in fila, ognuno c'ha la porta e poi c'è il balconcino davanti. Ho dovuto aprire le tende perché guardate la vista, c'è il sole che non è ancora tramontato completamente. E questa è la nostra vista sul mare e quella è Holly Island. Adesso vi porto a fare un giro. Ecco quello che vi dicevo, questa è la nostra stanza. Sono due lettini singoli purtroppo, ma l'abbiamo pagata veramente poco. La porta, tutte le altre file di cabin e qua c'è il panorama bellissimo. Ecco come vi dicevo, questo è il giardino dell'albergo e quella è l'isola di Holly Island. È disabitata, c'è solo, non so se era un monastero, comunque non ci si arriva col traghettino, ci si fa il giro e basta. E questa è la vista.